Festa patronale a San Costanzo con un fitto calendario di appuntamenti partito già domenica scorsa e che terminerà domenica 20 gennaio. La ricorrenza molto sentita nella comunità è coincisa anche con la visita pastorale del vescovo Armando Trasarti, che questa mattina ha celebrato messa nella parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo, presenti il primo cittadino e le cariche civili e militari del comune. Per la vicinanza di un vescovo ai preti, al territorio, non è come una volta una visita ispettiva, è una visita di tipo affettivo e pastorale. Stare un po' con la gente, vedere, ascoltare i bisogni, visitare i malati, incontrare i ragazzi, i giovani, soprattutto per incoraggiare, confermare, sostenere e fare sentire una chiesa vicina e un vescovo vicino. Un approfondito viaggio nella comunità tra giovani, anziani ed istituzioni che dureranno anche i prossimi giorni con incontri con le famiglie e le associazioni senza trascurare la comunità sportiva, passando anche per la comunità della Cerasa. Ci sono tantissimi momenti nel corso di questi giorni in cui il vescovo incontrerà tutte le componenti della nostra comunità, dagli anziani, è già stato nelle scuole dai nostri giovani, verrà anche in comune appunto per portare i suoi saluti e portare il suo messaggio a tutto il consiglio comunale, insomma le associazioni davvero tutte le componenti del nostro paese, perché siamo sempre di più convinti che ovviamente un paese si costruisce non soltanto con gli edifici e con le case, ma si costruisce soprattutto con le anime, e chi meglio del nostro vescovo può farlo. Una giornata ed una ricorrenza che con il supporto esenziale della Proloco si è celebrata con una conviviale tavolata con esponenti politici locali e a livello regionale, vertici della Proloco, istituzioni politiche e compagini sociali della città. È stata la festa di tutti e per tutti, di chi si impegna quotidianamente per la comunità e nel volontariato, motore principale di una delle feste più antiche nelle Marche, la Sagra della Polenta, vero fiore all'occhiello locale e dell'eccellenza marchigiana, di cui le sfogline ed i cuochi sancostanzesi hanno dato prova ancora una volta che con le loro prelibatezze un territorio si rappresenti anche attraverso valori sani, popolari e di tradizione.